Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, in questa giornata uggiosa, proverò l'allenamento di colui che è arrivato dai cieli. È morto per salvare il nostro pianeta, ma poi è anche risorto. E no, non sto parlando di Gesù, ma bensì di Goku. Rebico. Scusate, ero indeciso se fare questa intro, ma mi faceva troppo ridere. Poi l'avrei anche fatto l'allenamento di Gesù, ma era un po' difficile da reperire. Comunque, essendo io cresciuto a pane, marmellata e Dragon Ball, è giunto il momento di vedere se ho le qualità per diventare un Super Saiyan. Quindi proverò l'allenamento dell'eroe di tutti i tempi, il nostro caro Kakarot, più comunemente conosciuto come Goku. Ovviamente Goku faceva cose disumane, quindi l'allenamento che prenderò in considerazione sarà quello in cui Goku si stava preparando sulla navicella in direzione Namek. Che diciamo era un allenamento un po' più accessibile, un po' più umano. Gli esercizi che gli vediamo svolgere a Goku in quella situazione sono 6 e li scoprirete man mano durante il video. Ma non è finita qua. Non dimentichiamoci che Goku svolgeva tutti quegli esercizi a gravità aumentata. Urca! Quindi, ciliegina sulla torta, per simulare un po' quella situazione, svolgerò tutti questi esercizi con un giubbotto zavorrato da 10 kg. Ehi, ma quello è un Saiyan! Mi sento già più forte. Non sapendo quante serie ne facesse e non sapendo nemmeno se riesco a farle io, ho pensato di allineare tutti gli esercizi a 10 ripetizioni, che mi sembra un buon numero. Un po' di riscaldamento e let's go. Il primo esercizio che vediamo svolgere a Goku sono gli handstand push-up. Che vi ricordo dovrò farne una decina con 10 kg addosso, cosa che non ho mai fatto. Sicuramente dovrò stringere bene il giubbotto perché a testa in giù ho paura che i pesi mi finiscano in faccia. Non sarà la cosa più comoda del mondo, ma se un Super Saiyan vuoi diventare, yes, il push up devi fare. Se cado di faccia al primo, questo video non lo vedrete mai, ovviamente. E 10 ci sono, ma anche col prossimo non si scherza. Il prossimo esercizio sono delle fantastiche flessioni monobraccio. Sempre con i nostri cari 10 kg addosso, eh. Per non scompensare troppo, però ho deciso di farne 5 con un braccio e 5 con l'altro. Anche perché con solo un braccio non ce la facevo. Ok, amici miei, vediamo che succede. Dieci chili sono proprio tanti. Ma un vero Saiyan non si ferma. Il mio obiettivo, oltre a cercare ovviamente di completare tutti gli esercizi, è di finire il circuito nel minor tempo possibile, come una sorta di challenge. Mi piacerebbe quindi sfidare anche voi nel provare questo circuito di Goku. E se lo fate, mi raccomando, taggatemi con l'hashtag Goku Workout Challenge. Mamma mia, è più impegnativo pronunciare l'hashtag che fare gli esercizi. Per il terzo esercizio scopriremo se sto per fare la più grande c***a della giornata oppure una genialata. Mi tolgo un attimo il giubbotto perché il terzo esercizio sono quelli che io definisco inverse ABS, cioè gli addominali appeso a testa in giù. Siccome però non volevo infilare i piedi tra le sbarre, ma volevo fare esattamente come faceva Goku, quindi appeso alla corda, mi sono portato una cintura. Ora proverò a legarla là sopra e ficcarci i piedi dentro. Io col giubbotto arrivo sugli 80 kg, quella cintura non so neanche se mi tiene sui pantaloni, vediamo se tiene me. Non lo so, ma ho un brutto presentimento. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't. Ah. Raga, ma dove cazzo ho trovato un altro che fa ste p***ate? Comunque farcela ce l'ho fatta. Il problema è che giravo, non è stata proprio una bella esperienza. Aiuto. Vai con il prossimo, vai solo con il prossimo.
Per il quarto, finalmente qualcosa di normale. Abbiamo gli affondi. 10 per gamba, let's go. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort is piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues. Ragazzi, adesso che mi sono peso a testa in giù come un salame là. Tutto il resto è aria. Fa un po' male la chiappetta però. Comunque siamo al quinto esercizio. Per il quinto esercizio abbiamo dei classici sit-up, ma sempre con i nostri cari 10 kg addosso, eh. Let's go. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. E senza neanche accorgercene, siamo arrivati all'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio che si vede fare a Goku nella navicella è semplicemente questa box con manubri. Io ragazzi avevo solo questi qua da 2,5 kg, così lo farò con questi. Per rendere un pelino più difficile farò la box ma in squat, in tenuta. Che non è che complica chissà che, però dai. Finito ragazzi, tempo record assurdo, 20 minuti e 43, mizzica ragazzi, ci ho messo un botto, considerate che ho perso un quarto d'ora solo a mettere la cintura, avrei dovuto metterla prima, non ci ho pensato, ma ce l'ho fatta, che non era neanche così scontato, eh. Ragazzi io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto, era un po' ignorante come tra l'altro molti dei miei video, ma ogni tanto ci sta, sarei molto curioso di sapere se lo proverete anche voi, nel caso taggatemi, hashtaggatemi, commentatemi con quello che vi pare. Fatemi sapere se ci sono altri supereroi che posso emulare in qualche modo. Ma allora Sole, o stai lì o stai dietro le nuvole, perché io non posso cambiare le impostazioni della fotocamera in continuazione. Ah già, ma la vera domanda è, sono diventato Super Saiyan? Non sta a me giudicare, quindi scrivetemi nei commenti se merito di diventare Super Saiyan. E noi obbligatoriamente ci vediamo nel prossimo video, che sarà, come sempre, un super video. Sulla fine volevo girare un'altra scena in prima persona mentre ero appeso, perché prima non l'avevo girata. Quindi mi sono riappeso, ma questa volta non è finita bene. Guardate. Oh, 爆発させる